scelta di Giovanni Martinelli per firmare il Napoli qual è? Non c'è ricette, c'è solo mettere dentro la rabbia giusta, perché si viene da una sconfitta pesante e tutto quello che poi è venuto fuori, quella che è stata anche una sorta di contestazione da parte della gente per eccesso di amore, e quindi c'è bisogno di mettere dentro quella carica lì, non c'è ricette, bisogna giocarla con le armi nostre. Loro ci metteranno tutta la qualità di questo mondo e noi bisogna essere bravi a cercare di evitare che questo emerga. Giovanni, che settimana è stata e come questo confronto con i tifosi può aver dato qualcosa di importante? Sì, ha dato la giusta spinta, perché poi, come si è spiegato, siccome io sono 20 anni e sono qui, raramente è successa una roba del genere, perché c'è bisogno di dare un segnale forte su quello che è il senso di appartenenza. Non è che nelle sconfitte non lo si è dato, anche se poi ci si fa condizionare dai risultati, no? L'umore della gente, però ci sono stati dei passaggi dove noi siamo in difetto, e quindi bisogna, si è messo dentro questa settimana qui questa consapevolezza di essere nella condizione di provare a fare il di più, per dare un segnale forte a tutto l'ambiente che oggi ci vede particolarmente in difficoltà, e quindi è uno sprone in più da utilizzare con tutte le nostre forze, con tutta la nostra determinazione. La squadra ha risposto, ha fatto una settimana importante e deve solo metterla in pratica. Senti, un segnale forte lo ha dato anche la società, stringendosi fortemente intorno a Giovanni Martuscello. A te questo quanta carica, quanta rabbia positiva per dimostrare che l'Empoli non è quello di Verona ti ha dato questo, ripeto, fortissimo segnale? Io sono l'allenatore. Quando le cose non vanno bene è chiaro che l'allenatore è quello che è messo in discussione. Non è mai stato nei 5 anni un condizionamento forte di questa proprietà, e sta continuando in questa versione. Non mi sono mai sentito nella possibilità di essere mandato via. Non l'ho proprio accusata, non l'ho proprio sentita, perché poi c'è quello che è il lavoro che si fa settimanalmente. Siccome vedono che c'è questo, c'è bisogno solo di dare risposte fattive, concrete sul campo. La società si è comportata con me come ha fatto con i miei predecessori, per cui non c'è nessun problema in questo senso. Senti Giovanni, a mente fredda che a trovarla fatto... a trovarla la mente fredda che analisi hai fatto della sconfitta col Chievo, che spiegazione ti sei dato? Allora, mi sono dato una spiegazione, che siccome poi voi, la gente, la vede solo una volta la partita, da percezione dal vivo differente, si è rivista, si è analizzata, ci sono commessi degli errori, però non è tutto da buttare, e bisogna guardarla in questa direzione, perché poi è vero che il risultato ci ha condizionato in maniera forte, ha condizionato anche l'umore della gente in maniera forte, però dentro c'è stata qualche cosa che bisogna attaccarci, in quel qualcosa lì. E ha lasciato chiaramente l'amarezza dei 4 gol, che vi assicuro non c'erano assolutamente, per come è stata condotta la prestazione sia da parte nostra che da parte del Chievo. Purtroppo ci si è preso questi 4 schiaffi e bisogna ritornare a rimettere i remi fuori dalla barca, e nelle difficoltà, nella tempesta, cercare di evitare le onde più pericolose, e quindi durare fatica, schivare quelle pericolose, cercare di arrivare al sereno, oppure la strada può essere anche di tirare i remi in barca e aspettare l'onda che ti travolga. Siccome non fa parte della mia vita questo, io l'ho esternato alla squadra, e quindi bisogna andare nella difficoltà, bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Siamo in difficoltà a livello di risultati sicuramente, ma nelle ultime 5 partite, a parte il Pescara, le altre hanno fatto un punto come noi, per cui siamo nelle stesse condizioni, non c'è nulla da aggiungere in questo. Senti, affrontiamo Sarri, quindi magari si conosce bene, ti chiedo se hai provato in settimana qualcosa di differente, magari anche a sentire la manovra o a sentire la ci piazzare.
No, vabbè, si è provato ad andare a vedere dove poterli far male, tra virgolette, anche se poi di vulnerabilità ce n'hanno veramente poche. Ma al di là di questo, è quello che è l'approccio mentale, è quella che deve essere una reazione che bisogna mettere dentro, ecco. Su quelle che sono le palle inattive, è chiaro che lui è un maestro in questo, l'ha dimostrato negli anni qui a Empoli, lo sta ridimostrando a Napoli, conosce bene quelle che sono le dinamiche delle palle inattive, ma anche poi sulle costruzioni di gioco, sugli sviluppi. Si è provato qualcosina, ma niente di che vada a stravolgere completamente quello del nostro modo di giocare. Senti, sarà la sfida di grandi ex, noi guardiamo in casa nostra, un ex sarà il Caduli, cosa ti aspetti da lui, se ti aspetti chiaramente, diciamo, la prestazione? Caduri, chiaramente mi aspetto che lui riesca a mettere dentro quella che è il suo modo di giocare, la sua personalità, la sua qualità, il suo modo di muoversi tra le linee. Mi aspetto questo. E quindi da lui è difficile che si possa aspettare che noi da un giocatore ci faccia fare il salto di qualità. Noi si è sempre ragionato in termini di collettivo. E quindi chiaramente nel collettivo bisogna risaltare, bisogna che dentro questo collettivo si risaltino e si esaltino le prestazioni individuali, perché poi la somma delle prestazioni individuali ti dà la prestazione collettiva. Da lui, come da qualsiasi altro, mi aspetto che si migliori in maniera netta, evidente, al di là di quello che può essere il risultato. Giovanni, all'andata Empoli mise in difficoltà il Napoli, ci furono anche, insomma, altri tratti della gara in cui probabilmente meritavate qualcosa in più. Ti chiedo, rispetto a quel Napoli lì, come è cambiato, se è cambiato questo Napoli, insomma, se ci sono delle differenze. Ma forse all'andata erano un pochino più in difficoltà, venivano da un momento, i risultati adesso non ricordo, ma comunque c'erano delle situazioni, poi era un turno infrasettimanale. Noi ci si arrivava comunque qualche defezione. Sì, è cambiato, è migliorato sicuramente, perché la condizione psicologica fa da padrona in quell'ambiente lì e fa da padrona per le caratteristiche e qualità di questi giocatori, per cui è migliorato in maniera netta, evidente, lo dicono i numeri che ha questa squadra, i numeri di questo allenatore, comunque sono straordinari. Ti chiedo, Giovanni, se a livello di formazione hai dei dubbi, e se sì, se hai dei dubbi di formazione, se sì, se ne puoi dire dove. Vediamo se non sbaglio, la prima partita in cui la formazione iniziale è sempre stata la medesima, non so se tu per domani hai in mente qualcos'altro. No, non ho dubbi, perché la squadra, al di là di quello che è la reazione domenicale in settimana, lavora bene, lavora con serenità, lavora con qualità, ho grande intensità, per cui non ho dubbi, nessun dubbio. Non so se ripropongo la stessa formazione, ma queste sono cose, insomma, che vedrete domani. Io invece ho due curiosità, esco dal campo. La prima è se in questo periodo, non parlo questa settimana, ma in questo periodo hai sentito Sarri, se vi siete sentiti, insomma, se vi siete detti qualcosa. La seconda, se hai un aneddoto che ti va di raccontare legato a Sarri. No, non l'ho sentito, ci siamo messaggiati per la grande prestazione che hanno fatto contro la Roma, insomma, contro il Real Madrid. E ci si sente poco, dai, Maurizio è una persona di poche parole, molto pragmatico, e quindi fa piacere ritrovarlo. Ci scambierò qualche battuta, perché poi sono stato con lui 3 anni, e con lui, con Calzona, insomma, con Sinatti, con Bonomi, c'è un particolare effetto, mi fa un particolare effetto incontrarli da avversari, ma rimane comunque l'affetto che mi ha lasciato in questi 3 anni, insomma. Aneddoti ce ne sono tanti, ora ricordarsi, siccome c'ho tanta roba qui dentro, a ricordarmi, insomma, sono state annate straordinarie, è inutile negarlo, è evidente che si è vissuta in crescendo, sono vissuto in crescendo, dove si è fatta apprezzare quella che è la qualità, oltre di professionista, ma anche di uomo, e di risaltare quello che erano le qualità e le caratteristiche dei giocatori che aveva a disposizione.
Infatti volevo sapere se Google torna ufficialmente tra i convocati e come l'hai visto insomma la settimana dopo la convocazione. Marcel ha fatto una bravata, l'ha pagata a caro prezzo, secondo me a caro prezzo, però è rientrato. Marcel è un ragazzo straordinario, è buono d'animo e a volte un ragazzo di 25 anni può fare qualche cavolata come qualsiasi giocatore e in qualsiasi ambiente. Purtroppo bisogna fare attenzione in queste cose qui, perché poi quando le cose non vanno per il verso giusto ti vengono tutte buttate nel viso. Ha fatto una cavolata, ha pagato con la mancata convocazione di domenica, ha pagato anche in maniera importante a livello economico una multa alla società, per cui il suo prezzo l'ha pagato. L'ho visto abbastanza sereno, per cui sta bene, è rientrato tutto. Senti, tornando un po' all'aspetto mentale, quanto sarà importante entrare in campo con la determinazione giusta? Perché in Napoli è una squadra che comunque ti toglie un po' di energie nervose da questo punto di vista. Vabbè, chiaro, l'approccio alla gara deve essere un approccio forte, un approccio di non timidezza, un approccio di volontà, di sacrificio, di corsa, perché questa squadra in Napoli ha dei valori importanti, dove struttura il tutto su un grande possesso nella tua metà campo, e quindi molte corse saranno a vuoto, però ci deve essere ben presente da dove, come ci si arriva a questa partita. Quindi dentro c'è bisogno di metterci grande, grande rabbia, senza fare frenesie o falli stupidi, ma grande determinazione. Sai, poi a dirle le cose fa un certo effetto, bisogna proporle. Le difficoltà bisogna tirar fuori questa roba qui, e noi domani bisogna fare questo, c'è necessità di tirar fuori questa roba qui. Ha detto Giovanni una frase molto bella oggi che guarda un titolo: nelle difficoltà bisogna lottare e non arrendersi. C'è stato un momento per le polemiche, un momento per il confronto, adesso c'è un momento dove tutti insieme dobbiamo lottare. Immagino che aspetti una grande prova domani anche dal pubblico. Ma io sono qui da 20 anni, so che al di là di quello che è l'episodio che ha scaturito questo, c'è grande amore verso questi colori, insomma lo dice proprio il fatto come la gente o i giocatori passano per la città senza che nessuno insomma rompa le scatole. Ecco, questo è un segnale forte, però ogni tanto è giusto insomma palesare che bisogna andare in una direzione, perché sennò si rischia di essere superficiali, e quindi ogni tanto questa roba qui ci fa capire che comunque c'è gente che fa sacrifici per vederci e ci vuole bene, c'è grande affetto. Poi durante la gara non hanno mai manifestato qualcosa di contrario, ecco, insomma, e credo che sia domani sia uguale, anche se poi domani ce ne sarà qualcuno in più da parte partenopea, quindi sarà, io mi auguro che sia una bella partita, un bello spettacolo, e che la gente possa divertirsi, insomma.